Presentati a Montevarchi, secondo comune della provincia di Arezzo a predisporre il servizio, le modalità per dotarsi in caso di scadenza della nuova carta d'identità elettronica. Bando al cartaceo, quindi. La ratio dell'innovazione nelle parole del sindaco Silvia Chiassai. La procedura per la nuova carta d'identità è una procedura più complessa, più lunga, ci vorranno circa 6 giorni, quindi è necessario che si informino attraverso il nostro sito appunto del comune, dove verranno segnalate tutte le informazioni. La prima è quella che è fondamentale prenotare il rifacimento della carta, quindi o telefonicamente o appunto prendendo appuntamenti tramite mail. La novità, che sicuramente porta vantaggi a tutti perché è una tesserina come una carta di credito, per la prima volta si inserisce l'impronta digitale, quindi andiamo in un procedimento sicuramente più moderno e sicuro, però appunto ci sono dei tempi un po' più lunghi per la realizzazione. Ma quali i dettagli tecnici? Intanto lievitano anche i costi. Il costo passa da 5,42 euro a 22,21 euro, il corrispettivo delle spese di spedizione e di produzione da parte della SDECA dello Stato. Questo pagamento, anche questa è un'importante novità, non avviene più direttamente allo sportello con i contanti, ma allo sportello si può effettuare il pagamento attraverso bancomat o carta di credito, oppure presso la tesoreria comunale, che rilascerà una ricevuta e dovranno portare da noi. Per la prima volta si iniziano a prendere le impronte digitali, quindi nella procedura di rilascio ci sarà anche questo elemento. L'altro elemento importante è che si abbandona il rilascio immediato, perché il comune, quindi gli operatori che sono allo sportello, dovranno raccogliere i dati, scansionarli e mandarli alla centrale del Ministero presso la zecca poligrafico dello Stato, il quale rilascerà la carta d'identità e la invierà entro 6 giorni lavorativi. Il cittadino, quando verrà allo sportello, ci indicherà qual è l'indirizzo al quale lo vuole che venga recapitato, oppure può chiedere che venga recapitato in comune.